padre Clemente Vismara nasce il 6 settembre 1897 ad Agrate Brianza. A 8 anni è già orfano di entrambi i genitori. Nel 13 entra nel seminario arcivescovile di San Pietro Martire a Seveso. Il 21 settembre 1916, durante la Prima Guerra Mondiale, è chiamato alle armi, mandato in prima linea, con l'80° reggimento fanteria. Si congeda nel 19 con il grado di sergente maggiore. Ripresi gli studi a Milano nel seminario lombardo per le missioni estere, il futuro Pime, Clemente viene ordinato sacerdote il 26 maggio 1923. Subito dopo parte per la Birmania. Il 27 ottobre 1924 fonda la nuova missione di Mong Lin. La povertà è grande, il cibo misero e del tutto insufficiente. Le malattie tropicali decimano i missionari, tanto che nel 1931 Vismara rimane solo. Si trasforma lui stesso in agricoltore e muratore. Prosegue nella fondazione di missioni nella zona. Il suo obiettivo sono soprattutto gli orfani, i ragazzi abbandonati o venduti dai genitori. Nel giugno del 1941, mentre i giapponesi progettano di occupare la Birmania, Clemente è internato dagli inglesi a Calò. Nel dopoguerra i missionari sono vittime della lotta civile. Tuttavia, nei primi 31 anni di missione, padre Clemente trasforma Mong Lin in una cittadina cristiana con circa 4.000 battezzati. Gli anni che seguono sono un susseguirsi di difficoltà e progressi. Nel gennaio 1955 padre Clemente viene trasferito a sorpresa dal vescovo a Mong Ping, in un luogo più salubre, ma nel quale occorre ricominciare tutto da zero. Negli anni 60 riesce a dotare Mong Ping delle strutture necessarie, l'orfanotrofio, la scuola, la chiesa con la grotta di Lourdes, le case per missionari e suore. Preziosissime accanto a padre Clemente nella vita pastorale e per quanto attiene alle attività educative e alla promozione della donna, le suore di Maria Bambina. Nel periodo successivo al Concilio Vaticano II, la chiesa birmana viene affidata in larga parte, anche a causa dell'isolamento, al clero locale. Il 15 giugno 1988 padre Clemente Vismara muore a Mong Ping, sereno, all'età di 91 anni. Ai suoi funerali partecipano anche numerosi buddisti e musulmani. Un ricordo personale. Personale era un uomo molto simpatico, guarda, perché era veramente un uomo di Dio, un uomo che attirava la cordialità, quindi anche essendo vecchio di fisico, no? Bianco, rugoso, eccetera, però era giovanile di spirito, quindi era simpatico. Era attrattivo. E io gli dico, ma padre, mi sono venuto perché sono 35 giorni con lui, stato là un 18 giorni in tutto il mio mondo, 5-6 giorni con lui, e gli ho detto: senti, sono venuto a intervistarti perché io voglio poi fare, insomma, una vita tua, una biografia, quindi raccontami come sei arrivato alle avventure, le tante avventure che io... Ah no, ma il mio passato lo conosci già, ho scritto tante cose, parliamo del mio futuro. E io dico, ma i miei 86 anni. Padre Clemente Vismara, non possiamo dimenticare che però la punta di un iceberg di presenza di missionari del Pime che hanno portato a tante opere concrete, ma soprattutto sì, a portare la cristianità. Il padre Vismara, come dire, incarna una tradizione del Pime che viene da lontano, perché il Pime lavora in Birmania dal 1867, ad oggi abbiamo ancora là alcuni missionari, poi andiamo e veniamo parecchie volte. E rappresenta questa tradizione, una tradizione molto spirituale, anche perché in quelle regioni della Birmania isolate, abitate da tribali, da gente che assolutamente vivevano nella preistoria, insomma, ci voleva una grandissima fede e fiducia nella provvidenza per poter resistere. E mi ricordo quando sono arrivati i primi del Pime in Birmania, sono arrivati fino a Tungu, dove era l'ultimo presidio inglese, al di qui del fiume Sittang, e poi loro dicono, dopo un mese che erano lì, dicono al governatore, a questo inglese, noi adesso passiamo il fiume e andiamo fra i tribali, perché non andavano tra i birmani, andavano fra i tribali. E lui dice, ah no, se voi passate il fiume non siete più sotto la protezione degli inglesi, e quelle sono tribù guerriere, avete... Ma il vescovo dice, ma noi siamo sotto la protezione di Gesù Cristo. Allora padre Vismara prendeva nella sua missione quanti più orfani, vedove, poveri, handicappati, lebrosi, ladri. Il suo vanto era: qui chi viene da me mangia tutti i giorni.
Il vescovo lo rimproverava, questo vescovo Monsignor Tan, e anche i padri i missionari e le suore, ma non prenderne più, non trovi il riso. Il Signore dice, non sono miei, sono di Dio. E la suor Battistina, che io ho intervistato nel 1993. Suora di Maria Bambina. Suora di Maria Bambina, che è stata con lui gli ultimi 18 anni della sua vita, diceva, vede padre, lui riceveva molti soldi perché mandava articoli in italiano, in inglese, in Italia, Inghilterra, Stati Uniti, Australia, aveva tanti amici. Però non voleva mai contare i soldi.